Ciao Davide, come stai? Tutto bene, grazie. Tutto bene? Bene, bene. Come va il dialogo col consumatore? Cioè, questo consumatore che vuole parlare, i merchant che vogliono ascoltare, queste sono le proposizioni iniziali. Ma poi come funziona il dialogo? Sai, nel momento in cui hai un luogo digitale dove riesci a far parlare il consumatore e il consumatore riesce a dare le sue opinioni e riesce a, insomma, in qualche modo potenzialmente far avere una sorta di ricerca di mercato, no, ai brand. Okay. Questa cosa può essere molto utile per dei player come per esempio quelli della, che ne so, come dei grandi brand che magari non hanno il problema tanto di raggiungere il consumatore tramite la grande distribuzione perché sono conosciutissimi, esatto, eccetera. Però magari hanno il problema di spendere migliaia, se non milioni di euro in consulenze di appunto di ricerca di mercato. Quindi avere un repository digitale tramite il quale si riesce ad avere appunto tutti questi dati di consumatori che ti danno comunque un feedback rispetto a tutta una serie di prodotti, lanci di nuove sapori piuttosto che forme per quello che possono essere, che so, dei tipi di pasta. Avere uno strumento proprietario può essere effettivamente un game changer, ecco, nel mondo dell'e-commerce. Dagli altri, diciamo così, in termini degli anni 80, dalle piazze di comunicazione, le piazze digitali, ma in realtà ti costruisci una tua casa con la tua audience. Esatto. E poi riesci a comunicare meglio, mantenendoti proprio tutti i tuoi dati e potendo essere poi il padrone, no, di tutto questo. Su cosa si comunica di più oggi sull'e-commerce? Su cosa o di cosa? Di cosa, nel senso, quali sono le motivazioni anche magari, può essere interessante, le motivazioni principali in cui il consumatore vuole comunicare con un'azienda o l'azienda dalla sua parte vuole comunicare. Molti chiaramente parlamentarsi. Giustamente, no? Perché chiamiamo, certo, il numero verde, non per fare i complimenti. Esatto, mai. Dovremmo lanciare questa tendenza, in effetti. Effettivamente è sempre strano, no? Anche nelle recensioni c'è, cioè, o malissimo o benissimo, non c'è mai un mezzo. No? Polarizzati anche lì. Sempre. Però sì, sicuramente vogliono dare, però sono anche quelli che poi sono in qualche modo degli influencer senza una audience, che però poi l'audience è poi appunto quella che può essere il brand. Vero. Quindi è interessante comunque nel momento in cui tu aggreghi tutta una serie di dati, capire quello che sono poi appunto i trend dei consumatori anche non solo magari nel paese di provenienza del brand o della marca o della GDO. Mm. Questo secondo me è molto interessante nel momento in cui tu decidi di andare all'estero e scopri che, cioè in teoria lo dovresti già sapere, ma scopri perché e come relativamente al tuo prodotto magari ci sono delle abitudini di consumo che sono completamente diverse. Ti faccio un esempio molto stupido, ma la Fanta che beviamo in Italia è diversa dalla Fanta che beviamo in Germania. Ah, è quella cosa che sembra, diciamo, un mito che cambia sapore, sì, nuance. Sì, però è così. Delle cole in giro per il mondo. Che... Esatto, e tu dici, che aspetta, se questi, comunque è un brand importante, no? Quello che produce, no? Certo, a livello sicuramente mondiale. Sicuramente non è un nano profit, quindi se investono anche in ricerca e sviluppo per cambiare il sapore, per essere più affine a un mercato locale, seppur europeo, certo, è comunque un dato interessante. Molto interessante, certo. E allora lì tu dici, se tanto si va addirittura a modificare il prodotto, quindi si personalizza per località, allora si personalizzerebbe anche la comunicazione e si personalizza. Assolutamente sì. Anche lì ci sono delle case molto interessanti per cui, che ne so, non è che devi semplicemente tradurre il sito. Il giorno del papà non è lo stesso nelle geografie varie, anche solo in Europa. Okay. Quindi non è che se in Italia è il, non mi ricordo che giorno d'aprile, okay, lo stesso giorno traduci il sito, ma in Germania dici, ma perché? È il giorno in cui noi papà abbiamo più aspettative di diventare un pochettino più ricercati, diciamo così. Esatto. sì, vai, concludi. No, dico, quindi la cosa importante è semplicemente che non devi semplicemente tradurlo, ma devi proprio localizzarlo. Chiaro.
avere un look and feel, ma anche sapere esattamente quali sono i calendari, eccetera, delle, in questo caso specifico, delle geografie in cui tu vai a lavorare. Secondo te oggi nel 2024 qual è il valore aggiunto, uno, se ce ne sono più di uno, di avere un e-commerce fatto anche in questa maniera, personalizzata, cosciente, non necessariamente un carrello? Ce ne sono vari. Secondo me è quello di raggiungere nuovi mercati e quindi avere l'opportunità di aprire nuove vendite in più geografie, appunto, okay, raggiungere più consumatori, soprattutto nel mondo del food. Noi abbiamo comunque un'eccellenza, no? Tutto il mondo ci riconosce l'eccellenza italiana in ambito agroalimentare, quindi dare l'opportunità alla filiera di esportare e di raggiungere nuove geografie tramite una piattaforma digitale, tramite appunto l'e-commerce, è sicuramente uno dei fattori più importanti per aprire appunto un canale. Allargare. Senti, invece sul futuro, raccontami qualcosa sul futuro anche rispetto alla tua iniziativa, e di che cosa vedi, su cosa state lavorando, che cosa succederà nei prossimi anni. Ma allora, immagino che la parola intelligenza artificiale sia stata utilizzata, diciamo, già 690.000 volte. E ormai diciamo, ciao, come stai, AI? Esatto. Perché si utilizza abbastanza spesso, della verità. Esatto. Beh, anche noi stiamo lavorando molto su quello, siamo stati la prima piattaforma ad introdurre l'AI appunto tra tutti i vendor a livello globale. Devo dire che bisogna ora capire meglio quali sono i casi d'uso. Okay. E nel futuro, secondo me, ci sarà più un utilizzo da parte del consumatore rispetto a quello che possiamo vedere noi, ovvero quindi utilizzare l'AI per processi di back-end o comunque processi di reportistica o di creazione di contenuto. Quello che penso è che nel futuro potrebbe succedere che si ritorna a Google in qualche modo, per cui la stringa di ricerca all'interno dell'e-commerce potrebbe essere, che ne so, domani devo andare in sulle Dolomiti a sciare. Certo. Che gear mi metto? Click. E ho, che ne so, il meteo, ho quali sono gli ultimi trend, le scarpe, in base alla stagionalità anche. Fammi vedere degli sconti. E quindi il motore ti crea direttamente, come se fossero delle landing page o comunque uno sito completamente personalizzato con quello che vuoi tu. Poi bisogna capire nel momento in cui il mondo dell'ADV entra lì dentro, entra e quindi si riparte ancora da capo. E si riparte, è una ciclicità. Esatto. Grazie mille. Grazie a te.